perché abbiamo parlato molto della struttura, gli ospedali. Guardate che c'è un problema che riguarda le persone che lavorano in questo settore. Parlo delle donne e degli uomini che lavorano nella sanità. Un paese che procede senza rinnovi contrattuali per anni e anni è un paese che si condanna oggettivamente ad un calo della qualità del servizio che offre. Il servizio è fatto di tecnologie, strutture e ancor prima di persone che devono conoscere le tecnologie, le strutture, i linguaggi, ma devono essere anche riconosciute come soggetto che partecipa e lavora. Questa pratica di allontanare le persone in virtù dell'età che hanno, mandiamo via quelli che sono più vicini alla pensione, perché così abbiamo meno difficoltà. È vero perché se mandi in pensione anticipata, come capita in tanti settori, quello che è prossimo al prepensionamento, beh, risparmi, salvo poi fare cose demenziali come quella degli esodati. Però non si può procedere in questo modo, perché ci sono professionalità che devono essere salvaguardate, perché non sono nel breve rimpiazzabili. E se vuoi far uscire quelle persone, le devi affiancare da altre che devono in un tempo rapido imparare. Primo tema, dunque non la sostituzione dettata esclusivamente dal dato anagrafico. Secondo tema è la professionalità. Ma se tu le persone non le paghi, tu pensi che il loro lavoro sia un lavoro partecipato, convintamente partecipato, avendo avuto bisogno prima a Aosta, poi a Genova, del contributo fondamentale per la mia salute? Hai testato. No, ma guardate che ci sono persone che lavorano, poi come in tutti i settori, ci sono persone che usano gli interstizi per costruirsi posizioni di nicchia, refrattarie a qualunque sollecitazione. Rispetto a quelle persone, quelli che non rispettano il loro ruolo o il mandato pubblico che hanno ricevuto, bisogna essere rigorosissimi. Nessuna tolleranza. Alla retribuzione deve corrispondere un lavoro equivalente. Sempre. Però se non riconosci le professionalità e se non paghi le persone e le impoverisci, devi mettere in conto che la loro partecipazione si affievolisce. È così. Ma sì, in un'azienda che produce frigoriferi come in un ospedale, con una differenza, che una partecipazione non sufficientemente convinta in un'azienda che produce frigoriferi può fare danno all'azienda e al prodotto, una partecipazione non adeguata, laddove c'è un servizio rivolto alla persona, fa un danno incommensurabile da evitare accuratamente. Allora, lo stimolo e la partecipazione passa dal rispetto della dignità delle persone che lavorano e anche dalla giusta remunerazione. Giusta remunerazione. I risparmi non si possono fare sistematicamente per periodi lunghi sulla retribuzione. Devi introdurre criteri di premio e di sanzione che riguardano anche il carattere della prestazione. La produttività va riconosciuta e premiata. In qualunque attività, quella di produzione di beni come quella di produzione di servizi. Se chi ci governa immagina che questo atteggiamento verso il pubblico impiego possa durare a lungo, commette un errore grave e anche creare l'immagine negativa. Poi c'è un contributo, perché quello che hanno fatto i vigili a Roma non è neanche da commentare. Contributi di quella natura è bene evitarli, però neanche continuare ad insistere che nel pubblico c'è un lavoro parassitario, c'è un lavoro di persone che profittano, non paga la causa comune. Intanto perché non è vero. E dove ci sono persone che non fanno il loro dovere, vanno sanzionate con gli strumenti che i contratti già prevedono. Io non so di cosa parlano, a volte straparlano. Adesso introdurremo norme. Ma di cosa stai discutendo? Ce l'hai già. Sono nei contratti collettivi, usale. Ci sono norme per i servizi di autoregolamentazione, addirittura del diritto di sciopero. Falle applicare. C'è qualcuno che li disattende, le sanzioni sono già previste. Allora, per le persone che lavorano in sanità, siccome la loro attenzione è indispensabile
e in alcuni momenti la loro dedizione è straordinaria. E quando arriva il freddo, i primi danni del freddo, ma insomma sono gestiti con una disponibilità, con una dedizione, con un sacrificio che meno male ci sono, oppure il contributo del volontariato. Beh, questa generosità va riconosciuta, ma se tu non rinnovi per anni e anni gli elementari elementi del contratto collettivo, non hai la possibilità di riconoscere il valore di chi partecipa rispetto invece al disvalore di chi è oggettivamente a traino, a rimorchio. Allora, penso che sia importante qualche riflessione sull'argomento. E facciamola finita con quest'idea che poi c'è sempre qualcuno che decide, siccome ha deciso lui, deve andare bene per tutti. Poi se la corda si rompe, il conflitto diventa molto pericoloso per il costo sociale che determina. Io non vorrei si arrivasse mai a quella condizione. As we come marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill of grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go march.